Dai quaderni di Maria Valtorta, 30 marzo 1944. Vedo una spelonca rocciosa in cui è un giaciglio di foglie ammassate su un rustico telaio di rami intrecciati e legati da giunchi. Deve essere comodo come uno strumento di tortura. La grotta ha inoltre un pietrone che fa da tavola e uno più piccolo che fa da sedile. Contro il lato più fondo ve ne è un altro, uno scheggione sporgente dalla roccia che non so se naturalmente o con paziente e faticosa opera umana è stato tratto a pulimento e presenta una superficie abbastanza liscia. Su questo, che pare un rustico altare, è posata una croce fatta di due rami tenuti insieme da vimini. L'abitante della grotta ha inoltre piantato in una fessura terrosa del suolo una pianta di edera e ne ha condotto i rami ad incorniciare la croce e ad abbracciarla, mentre in due rustici vasi che paiono modellati nella creta da mano inesperta stanno dei fiori selvatici colti nelle vicinanze. E proprio ai piedi della croce, in una conchiglia gigante, è una pianticella di ciclamino selvatico con le piccole foglie ben nette e due bocci che sono prossimi a fiorire. Ai piedi di questo altare vi è un fascio di rami spinosi e un flagello di corde annodate. Nella grotta vi è inoltre un rustico orciolo con dell'acqua. Nient'altro. Dall'apertura stretta e bassa si vede uno sfondo di monti e per una luminosità mobile che si intravede lontano si direbbe che da questo punto sia visibile il mare. Teniamo presente che la grotta di Maria di Magdala si trovava a Marsiglia, che è una località che si trova sul mare, in Francia. Ma non lo posso assicurare, dei rami penduli di edere e caprifoglie di rosai selvatici, tutta la solita pompa dei luoghi alpestri, pendono sull'apertura e fanno come un velo mobile che separa l'interno dall'esterno. Una donna scarna, vestita di una rustica veste scura sulla quale è posata una pelle di capra come mantello, entra nella grotta smuovendo i rami penduli. Pare esausta. La sua età è indefinibile. Se si dovesse giudicare il volto appassito, le si darebbero molti anni, oltre 60. Se si dovesse giudicare la chioma ancora bella, folta, dorata, non più di un 40. Essa le pende in due trecce lungo le spalle curve e magre ed è l'unica cosa che splende in quello squallore. La donna sarà stata certo bella, perché la fronte è ancora alta e liscia, il naso ben fatto e l'ovale, per quanto smagrito dall'estenuazione, regolare. Ma gli occhi non hanno più fulgore. Sono fortemente affondati nell'orbita e segnati da due bistri bluastri. Due occhi che denunciano il molto pianto versato. Due rughe, quasi due cicatrici, si sono intagliate dall'angolo dell'occhio lungo il naso e vanno a perdersi in quell'altra caratteristica ruga di chi ha molto sofferto, che dalle narici scende come un accento circonflesso agli angoli della bocca. Le tempie sono come scavate e le vene azzurre si disegnano nel grande pallore. La bocca pende con una curva stanca ed è di un roseo pallidissimo. Un tempo deve essere stata una splendida bocca, ora è sfiorita. La curva delle labbra è simile a quella di due ali che pendono spezzate, una bocca dolorosa. La donna si trascina sino al masso che fa da tavolo e vi posa sopra dei mirtilli e delle fragole selvatiche, poi va all'altare e si inginocchia. Ma è così spossata che nel farlo quasi cade e deve sorreggersi con una mano al masso. Prega guardando la croce e delle lacrime scendono per il solco sino alla bocca che le beve. Poi lascia cadere la sua pelle di capra e resta con la sola rozza tunica e prende i flagelli e le spine. Stringe i rami spinosi intorno al suo capo e ai suoi lombi e si flagella con le corde. Ma è troppo debole per farlo. Lascia cadere il flagello e appoggiandosi all'altare con ambe le mani la fronte dice: «Non posso più, Rabboni, più soffrire il ricordo del tuo dolore. La voce me la fa riconoscere. È Maria di Magdala. Sono nella sua grotta di penitente.
Maria piange, chiama Gesù con amore, non può più soffrire, ma amare può ancora. La sua carne macerata dalla penitenza non resiste più alla fatica del flagellarsi, ma il cuore ha ancora palpiti di passione, si consuma nelle sue ultime forze amando. Ed ella ama, restando con la fronte incoronata di spine e la vita serrata nelle spine, ama parlando al suo maestro in una continua professione di amore ed in un rinnovato atto di dolore. È scivolata con la fronte a terra, la stessa posa che aveva sul Calvario di fronte a Gesù, deposto sul grembo di Maria, la stessa che aveva nella casa di Gerusalemme quando la Veronica spiegava il suo velo, la stessa che aveva nell'orto di Giuseppe di Arimatea quando Gesù lo chiamò ed ella lo riconobbe e lo adorò. Ma ora piange perché Gesù non c'è. La vita mi fugge, maestro mio, e dovrò morire senza rivederti. Quando potrò bearmi del tuo viso? I miei peccati stanno di fronte a me e mi accusano. Tu mi hai perdonata e credo che l'inferno non mi avrà. Ma quanta sosta nell'espiazione prima di vivere di te. Oh, maestro buono, per l'amore che mi hai dato conforta l'anima mia. L'ora della morte è venuta. Per il tuo morire desolato sulla croce conforta la tua creatura. Tu mi hai generata, non la madre mia. Tu mi hai risuscitata più che non risuscitasti Lazzaro, fratello mio, poiché egli era già buono e la morte non poteva essere che attesa nel limbo. Io ero morta nell'anima e morire voleva dire morire in eterno. Gesù, nelle tue mani raccomando lo spirito mio, è tuo perché tu l'hai redento. Accetto per ultima espiazione di conoscere l'asprezza del tuo morire abbandonato. Dammi però un segno che la mia vita ha servito ad espiare il mio peccato. Maria. Gesù è apparso, pare scendere dalla rustica croce, ma non è piegato e morente. È bello come la mattina della risurrezione. Scende dall'altare e va verso la prostrata, si curva su di lei, la chiama ancora e poiché ella pare credere che quella voce suoni per i suoi sensi spirituali e volto a terra com'è non vede la luce che Cristo irradia, egli la tocca posandole una mano sul capo e prendendola per il gomito come a Betania per rialzarla. Quando ella si sente toccata e riconosce dalla lunghezza quella mano, ha un gran grido e alza un volto trasfigurato di gioia e lo abbassa per baciare i piedi del suo Signore. Alzati, Maria, sono io. La vita fugge, è vero, ma io vengo a dirti che il Cristo ti aspetta. Non vi è attesa per Maria. Tutto è perdonato a lei. Dal primo momento fu perdonato, ma ora è più che perdonato. Il tuo posto è già pronto nel mio regno. Sono venuto, Maria, per dirtelo. Non ho dato ordine all'angelo di farlo, perché io rendo il centuplo di quanto ricevo. Ed io ricordo quanto da te ho ricevuto. Maria, riviviamo insieme un'ora passata. Ricordo a Betania, era la sera dopo il sabato, mancavano 6 giorni al mio morire. La ricordi la tua casa? Era tutta bella nella cintura fiorita del suo frutteto. L'acqua cantava nella vasca e le prime rose odoravano intorno alle sue mura. Lazzaro mi aveva invitato alla sua cena e tu avevi spogliato il giardino dei fiori più belli per ornare la tavola dove il tuo maestro avrebbe preso il suo cibo. Marta non aveva osato rimproverarti perché si ricordava le mie parole e ti guardava con una dolce invidia perché tu splendevi di amore andando e venendo nei preparativi. E poi io ero giunto e più rapida di una gazzella tua ricorsa, precedendo i servi ad aprire il cancello col tuo grido abituale. Pareva sempre il grido di una prigioniera liberata. Infatti io ero la tua liberazione e tu eri una prigioniera liberata. Gli apostoli erano con me. Tutti, anche quello che ormai era come un membro incancrenito del corpo apostolico. Ma vi eri tu a prendere il suo posto.
e non sapevi che guardando il tuo capo curvato nel bacio ai miei piedi e il tuo occhio sincero e pieno di amore, guardando soprattutto lo spirito tuo, io dimenticavo il disgusto di avere a fianco il traditore. Ho voluto te sul Calvario per questo, te nell'orto di Giuseppe per questo, perché vederti era essere sicuro che la mia morte non era senza scopo. E mostrarmi a te era ringraziamento per il tuo amore fedele. Maria, tu benedetta, che non hai mai tradito, che mi hai confermato nella speranza mia di Redentore, tu in cui vidi tutti i salvati dal mio morire. Mentre tutti mangiavano, tu adoravi. Mi avevi dato l'acqua profumata per i miei piedi stanchi e baci casti e ardenti per le mie mani, e non contenta ancora hai voluto infrangere l'ultimo tuo prezioso vaso e ungermi il capo ravviandomi i capelli come una mamma e ungermi le mani e i piedi perché tutto del tuo maestro odorasse come membra di re consacrato. E Giuda, che ti odiava perché eri onesta ora e respingevi con la tua onestà le cupidigie dei maschi, ti aveva rimproverata. Ma io ti avevo difesa perché tu avevi compiuto tutto per amore, un amore così grande che il suo ricordo venne con me nell'agonia dalla sera del giovedì all'ora di nona. Ora, per questo atto di amore che tu mi hai dato alla soglia della mia morte, io vengo alla soglia della tua morte a renderti amore. Il tuo maestro ti ama, Maria, egli è qui per dirti questo: non avere timore, non ansia di altra morte. Il tuo morire non è diverso da quello di chi versa il suo sangue per me. Che dà il martire? La sua vita per amore del suo Dio. E che dà il penitente? La sua vita per l'amore del suo Dio. Che dà l'amante? La sua vita per l'amore del suo Dio. Vedi che non vi è differenza. Martirio, penitenza e amore consumano lo stesso sacrificio e per lo stesso fine. In te dunque, penitente e amante, è il martirio come in chi perisce nelle arene. Maria, io ti precedo nella gloria. Baciami la mano e posa in pace. Riposa. È tempo per te di riposare. Dammi le tue spine. Ora è tempo di rose. Riposa e aspetta. Ti benedico, benedetta. Gesù ha obbligato Maria a coricarsi sul suo giaciglio e la santa, col viso lavato di un pianto di estasi, si è stesa come il suo Dio ha voluto e ora pare dormire con le braccia conserte al seno, con le lacrime che continuano a scendere, ma la bocca che ride. Si rialza a sedere quando un fulgore vivissimo si fa nella grotta per la venuta di un angelo portante un calice che posa sull'altare e che adora. Anche Maria, inginocchiata presso il lettuccio, adora, non può più muoversi. Le forze calano, ma è beata. L'angelo la prende, prende il calice e la comunica, poi risale al cielo. Maria, come un fiore arso da troppo sole, si piega con le braccia ancora conserte sul seno e cade col viso fra le foglie del giaciglio. È morta. L'estasi eucaristica ha reciso l'ultimo filo vitale. Bene, lo scritto prosegue con una ulteriore rievocazione di una scena di quando Gesù era ancora vivo, ma la vedremo nella prossima veglia, quando sarà, che adesso ci avremo una pausa forzata per i sabati coincidenti con la vigilia di Natale e con il 31. Il 31 ovviamente ci sarà la veglia che io ogni anno faccio fino per tutta la notte del 31, ecco,
terminando l'anno e cominciandolo con il Signore. Questo brano, diciamo, che lascia abbastanza senza parole, ma sarebbe da meditare per qualche ora. È qualcosa di meraviglioso, c'è tutto quanto il cuore di Maria di Magdala, ma ci sono anche degli insegnamenti fondamentali, delle parole di Gesù veramente memorabili. Alcune di Maria di Magdala, che sembra che mi stia facendo l'eco adesso con tutto, non vorrei, all'omelia che ho fatto questa sera, anche alle considerazioni che abbiamo fatto prima, quando parla dell'importanza dell'anima rispetto al corpo, dice: tu mi hai risuscitato molto più di quanto risuscitassi mio fratello, perché mio fratello era buono e se moriva sarebbe stato un pochino nel limbo aspettare la tua risurrezione, ma se morivo io erano guai. Io ero morta nell'anima, e morire voleva dire morire in eterno, e tu mi hai risuscitata dalla più grave morte, che è la morte dell'anima. Abbiamo visto anche come Maria di Magdala, asceso Gesù al cielo, si è ritirata in penitenza per tutta la vita. Gesù l'aveva perdonata, lei stessa lo dice, e non aveva nessun dubbio che l'avesse perdonata. Ma, e questo lo ricorda ciascuno di noi, il perdono non ci esime dall'espiazione. Gesù viene a dirle di fatto che tutta la penitenza fatta in vita le avrebbe risparmiato anche una minima sosta purgante. E tra le righe delle parole di Gesù si legge che forse non si sarebbe neanche stato bisogno, perché l'amore così ardente di Maria di Magdala già aveva bruciato quasi tutte le scorie del peccato. Sembra intendersi dalle parole di Gesù una lettura del genere. Istruttive, oltremodo istruttive, anche le parole di Gesù: io rendo il centuplo di quanto ricevo e ricordo quanto da te ho ricevuto. E le racconta l'unzione di Betania alla vigilia della morte. Cioè, tu prima che morissi mi hai fatto questo, e io prima che muori vengo a visitarti. Noi a queste cose dobbiamo pensarci, perché quello che noi faremo in questa terra, Gesù, lui ce lo renderà, non c'è nessun dubbio. Ricordo negli scritti di Maria Valtorta un passaggio drammatico, quando Gesù, dopo la risurrezione, va a incontrare quella povera disgraziata, che è una delle persone che fa più pena di tutta l'opera, che è la madre di Giuda Iscariota. La povera disgraziata, cioè una disgrazia che c'è un figlio così, la va a trovare Gesù risorto. Immaginiamoci come stava questa poveraccia. Lui la consola e la invita ad offrirle questo dolore immenso, insomma, di essere stata la madre, e gli dice a un certo punto: ti chiedo questo sacrificio, guarda, tuo figlio non mi ha dato niente. Io, chi se ne scorda più queste parole qui? Tu almeno dammi qualcosa. Cioè Gesù da noi si aspetta che gli diamo qualcosa, Questa donna è stata una vita dentro una grotta, tra flagelli, spine e penitenze continue. Noi che gli stiamo dando a Gesù? Punto interrogativo. Un'altra cosa bellissima che Gesù dice: guardando il tuo capo curvato nel bacio dei miei piedi, io dimenticavo l'amarezza di avere Giuda vicino. Insomma, questa è tanta roba, questa qui. Nelle meditazioni mattutine che facciamo sulla Divina Volontà, quante volte Gesù dice che abbiamo il potere di farlo felice, di fargli dimenticare le cose, se compiamo alcuni gesti nei suoi confronti, no? E non solo gli dice questo, non solo tu mi consolai, mi hai consolato quella sera che a 6 giorni di distanza tu fai quel gesto, il traditore, siccome tu non andai più a uomini, ti insulta, ti rimprovera. Lui non sapeva che la tua presenza mi faceva dimenticare la sua viscidità. Dice: ma io ti ho anche voluto sul Calvario per questo. Anche lì ho voluto, e ho voluto vedere in te tutti coloro che sarebbero stati salvati dal mio morire. Cioè,
Quando Gesù stava in croce, voleva che qualcuno sotto gli occhi gli dicesse: ah, non è tutto inutile, perché purtroppo per molti la morte di Gesù era inutile, ma non per tutti. E questo gli attestava la presenza di Maria di Magdala. E infine Gesù dice una grande cosa: chi ama molto Gesù, chi fa grandi penitenze per Gesù, gli offre una vita analoga a quella del martire. Perché il martire, di fatto, che cosa fa il martire? Il martire, perché muore martire? Perché ama Gesù. E cosa vuol dire morire martirizzato? Vuol dire morire in mezzo ai dolori. Ma fare penitenza vuol dire procurarsi volontariamente dei dolori per amore di Gesù. E quindi il discorso di Gesù non fa assolutamente una piega. Poi è bellissimo Gesù che gli toglie le spine. Adesso basta, le spine adesso non servono più, adesso è tempo di rose. Questo ci aiuti anche a far capire, cioè, figlioli miei cari, non è qui, abbiamo la vita terrena dove ci giochiamo la vita eterna. Questi giorni passano presto, mostrano tutti quanti angosciati un'altra volta, terrorizzati nell'incubo, d'accordo? In un incubo che sembra interminabile, questo incubo terminerà, d'accordo? Tutto passa. Bisognerebbe mutuare il testo di una bellissima canzone di Raff, ecco, applicandolo al nostro Signore. Tutto passa, tutto tranne te, dice una canzone, si chiama Rimani tu, si chiama quella canzone. Anche nella Sacra Scrittura c'è detto che tutto passa, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Quindi in mezzo ai tumulti delle vicende che passano, facciamo bene attenzione, ecco, a verificare come stiamo impiegando la nostra vita. Perché tutto quello che facciamo per Gesù ci torna con gli interessi, in questa e nell'altra vita. Non abbiamo altre giornate né altre vite per poter dare a Gesù o fare per Lui quello che possiamo fare in questa, adesso. Maria di Magdala ce lo ricorda, Maria di Magdala sicuramente sta molto in alto in paradiso per quello che ha fatto. Ecco, speriamo che il Signore ci dia qualche santa ispirazione e che, come lei, possiamo fare altrettanto. Amen.